possiamo adorarlo oppure possiamo odiarlo, ma ad ogni modo c'è da oltre 30 anni. Sto parlando del sistema operativo Windows. Per quanto possiamo parlarne male, Windows ha fatto la storia dell'informatica e lo continua a fare, nel bene e nel male. Ma da dove nasce il sistema operativo? Di Redmond. Prima di cominciare, voglio dire una cosa molto importante. Questa è la storia di Windows, non della Microsoft e non di Bill Gates. Ma voglio essere chiaro sul fatto che mi sto focalizzando sul sistema operativo. Detto ciò, facciamo un balzo indietro nel 1983. Già c'era MS-DOS. DOS sta per Disk Operating System, che era il sistema operativo di Microsoft a linea di comando. E nonostante stiamo parlando di 40 anni fa, già Microsoft rosicava per via di Apple, poiché quest'ultima aveva rilasciato Lisa, il primo computer desktop con interfaccia grafica. E voi pensate che quelli di Microsoft hanno incassato il colpo? Ma neanche per sogno. Si rimboccarono le maniche e nello stesso anno hanno rilasciato Interface Manager, che non era un sistema operativo, ma alla fine era una sorta di estensione grafica di DOS. Nel 1985 Microsoft rilasciò Interface Manager con il nome di Windows 1.0. Non assomigliava a nulla di quello che già c'era all'epoca. Ad esempio, non consentiva la sovrapposizione delle finestre, solo le finestre modali potevano sovrapporsi e nient'altro. Tuttavia, aveva del potenziale. Alcuni degli accessori che oggi sono iconici di Windows esistono sin da Windows 1.0. Sto parlando di Paint, la calcolatrice, il Block Notice e anche il pannello di controllo. Tutte cose che oggi abbiamo. Passano 2 anni e viene rilasciato Windows 2.0, che non era molto diverso dal precedente, ma almeno consentiva la sovrapposizione delle finestre. Inoltre, con una gestione della memoria migliorata, il multitasking funzionava addirittura meglio di quello di prima. Però, a questo punto della storia, Apple iniziò a rosicare, perché si erano convinti che Windows 2.0 era una copia della loro piattaforma Macintosh e infatti hanno fatto causa a Microsoft, che poi si è conclusa nel 94, perdendola pure. Ma pensate che Microsoft si facesse abbattere così da Apple? Infatti, mentre la causa andava avanti, Microsoft rilasciò Windows 3.0, che era la prima versione ad avere le icone. Poco dopo lo migliorarono e rilasciarono Windows 3.1, che vendette milioni di copie in tutto il mondo. Nell'agosto del 94 venne rilasciato Windows for Workgroups, che era una versione speciale che integrava la connessione punto a punto fra dispositivi. Successivamente venne rilasciato Windows 3.11, che è stato il primo Windows di cui io abbia memoria. Ebbene sì, ho imparato a usare il computer con MS-DOS e Windows 3.11. Poco dopo nel 94 uscì Windows 3.2, che era semplicemente una versione aggiornata di Windows 3.11 in cinese con il supporto dei caratteri semplificati. Se per caso non avete visto il mio video sulla codifica dei caratteri, andatelo a recuperare qui sopra. Ma la svolta di casa Microsoft arrivò poco dopo. E lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi ripercorriamo la storia di Windows. Ma prima di cominciare, se siete nuovi o di ritorno, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con gli altri video che porto su questo canale. Adesso non perdiamoci in chiacchiere e riprendiamo da dove avevamo lasciato. Nel 1995 uscì Windows 95, che era il primo della serie 9X destinata al mercato consumer. Nonostante non si distaccava da DOS, Windows 95 introduceva il supporto per le applicazioni a 32 bit e supportava hardware plug and play. Ora, forse molti di voi non sapranno che in passato l'hardware non era plug and play. Cioè, quando si connetteva una periferica, bisognava riavviare il computer per poi poterla utilizzare. Windows 95, in qualche modo, aggirava questo problema. Forse magari non tutte le periferiche, ma era già qualcosa per l'epoca. Ora, cosa significa che Windows 95 non si distaccava da DOS? Molto semplice. Quando partiva il computer, dopo la fase di post, partiva DOS, che successivamente
avviava Windows 95. Se non sapete cosa sia la fase di post, ve l'ho già spiegato in quest'altro video. Andatevelo a recuperare. Poiché di questa dipendenza da DOS, alcuni sostenevano che Windows 95 non fosse un sistema operativo, ma una semplice interfaccia grafica per DOS. Dando io stesso un'occhiata alla sua architettura, questo basta per dire che è un sistema operativo. Ci sono una marea di motivi per cui Windows 95 e i successori non si distaccavano da DOS. Quello che posso dire in questo video, senza dilungarmi troppo, per mantenere una retrocompatibilità con i programmi e driver sviluppati fino a quel momento. 3 anni dopo venne rilasciato Windows 98, che apportava miglioramenti incredibili rispetto al 95. Prima di tutto, Internet si era ormai diffuso. E se volete saperne di più sulla storia di Internet, cosa vi posso dire? Andatevi a recuperare questa playlist. Per questo motivo aveva già inclusi tutta una serie di programmi per Internet, tipo il famigerato Internet Explorer, Outlook e il buon vecchio Front Page, che serviva per fare semplici pagine web, e così via. Windows 98 supportava USB. Andatevi a recuperare questo video dove racconto la storia delle porte USB. Adesso proseguiamo. All'inizio del nuovo millennio, Microsoft rilasciò Windows ME, che era una merda secca. Ora, non so come dirvelo, ci ho già fatto un video, quindi ve lo metto anche questo qui sopra. Per farla semplice, Windows ME fu fatto di fretta in furia e quindi non uscì come volevano. Ora, questi qua che vi ho citato sono sistemi operativi di Microsoft fatti, come dicevo prima, per il mercato consumer. Microsoft sviluppava anche un'altra linea di sistemi operativi destinati alle aziende e ai server. Questa famiglia di sistemi operativi prende il nome di NT. E quindi, poiché la loro storia è importante, adesso dobbiamo rifare un passo indietro nel 93. Mentre Microsoft lavorava a Windows 3.1 e versioni simili, lavorava a questa nuova linea di sistemi operativi chiamati New Technology, appunto NT. Il kernel dei Windows NT è completamente diverso da quello che avevano i sistemi operativi Windows per il mercato consumer, cioè quelli Windows 9X. Dal punto di vista dell'utente, magari cambiava poco, ma sotto sotto erano due cose completamente diverse. Ad esempio, il primo Windows NT era completamente a 32 bit, mentre gli altri erano a 16 bit. Aveva un file system tutto suo. Infatti, la famiglia Windows 9X utilizzava come file system FAT32, mentre Windows NT aveva NTFS. Aveva una gestione dei processi del tutto diversa, implementando al pieno il pre-rilascio, preemption in inglese, quello che permette di sospendere temporaneamente un processo per farne seguire un altro. Tutte queste sono cose che oggi diamo per scontato, ma all'epoca non lo era. Quindi, per riassumere, Microsoft negli anni 90 lavorava a due filoni di sviluppo di sistemi operativi. Quelli per gli utenti, diciamo, normali, chiamati 9X, che erano fortemente dipendenti da DOS, e quelli NT, fatti quasi di sana pianta, che erano compatibili anche con OS2, sistema operativo simile a DOS di IBM, che fu fatto anche in collaborazione con la stessa Microsoft. Ma perché Microsoft aveva queste due linee di sviluppo? I motivi sono diversi e disparate. C'è di mezzo anche la collaborazione tra Microsoft e IBM, che io non sto affrontando in questo video, che purtroppo è andata via via sempre a logorarsi. C'era il fatto che i sistemi operativi 9X erano piuttosto instabili. Infatti, la presentazione ufficiale di Windows 98 passò alla storia per questo schermo blu che vedete qua in questo video. Quelli NT erano più stabili perché il kernel era fatto decisamente meglio e supportava meglio i driver. Ma adesso, perché vi sto raccontando questa storia? Perché abbiamo fatto un'altra volta un passo indietro nel 93? Perché quando fu rilasciato Windows ME, Microsoft si era decisamente rotta il c***o di questi sistemi operativi consumer, ancora dipendenti da DOS, e voleva sviluppare sistemi operativi sia per il mercato consumer che quello aziendale, col kernel NT. E quale fu il primo sistema operativo NT? Consumer, Windows XP, che dal mio punto di vista resta il sistema operativo di casa Microsoft migliore di sempre. E da quel momento in poi
Tutti gli operativi di casa Microsoft, anche quelli per il mercato consumer, erano basati sulla tecnologia NT. Finora vi ho raccontato la storia di Windows dal punto di vista tecnico, ma il successo di Windows e quindi anche quello di Microsoft fu anche dal punto di vista dell'impatto che ha avuto sulla società. Prima di Windows 1.0 i computer erano tutti a linea di comando. Sì, è vero, all'inizio di questo video vi ho detto che Apple aveva rilasciato Lisa. Tuttavia, Apple, oggi come allora, usava la stessa strategia di marketing. Volete il nostro software? Dovete comprare i nostri computer. Fine del discorso. Microsoft, invece, portò il concetto di desktop, il concetto di finestra, di applicazione, alla portata di tutti. Cosa che all'epoca, negli anni 80, non c'era. E questo permise di portare il computer in ogni casa, a poco, essendo più facile da utilizzare e alla portata di tutti. Oggi, ovviamente, diamo tutto questo per scontato, ma all'epoca anche il concetto di click e doppio click del mouse era alieno a molte persone. Io stesso ricordo che 20 anni fa stavo spiegando a mia zia come usare il computer. E cose per me scontate, come appunto il doppio click, lei non riusciva a capirlo, ma non perché fosse stupida, ma semplicemente perché, come vi dicevo, erano cose strane. Immaginate quando queste cose non esistevano, quando la tecnologia non era matura. Le persone andavano introdotte e formate all'utilizzo di questi prodotti. Ecco perché Microsoft rilasciava programmi a tale scopo, quali Microsoft Bob, anche il famigerato Clippy di Microsoft Office, odiato da molti, fungeva a questo scopo. Benissimo pinguini, spero che questo video vi sia piaciuto e già ne ho altri in cantiere sull'argomento. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è stato il primo Windows che avete mai usato. Io, come vi ho detto all'inizio, fu Windows 3.11. In ogni caso, sono dei bei ricordi. E quindi, prima di concludere, io vi rimando agli altri video che porto su questo canale, in particolare a quelli a cui ho fatto riferimento in questo video, che so che sono tanti. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Ghillo!